Onorevole Turco, lei ha scritto una lettera al Presidente della Commissione Affari Costituzionali per chiedere un'indagine conoscitiva sulla tendopoli di Manduria. Quali sono gli aspetti su cui chiedete che venga fatta luce? In particolare sul campo di Manduria c'è un silenzio, una segretezza che è ingiustificata. Noi abbiamo visto che nel giro di poche ore è stato deciso di aprire questo campo, di aprirlo in una zona assurda, nel senso che è distante da tutto. Pertanto si sono dovuti far venire i poliziotti da non so dove, non sappiamo dove dormono, cosa mangiano, quando mangiano, quante ore lavorano. E quindi noi abbiamo posto il problema di comprendere tutti gli appalti, per esempio. Sono tutti a fiducia del prefetto, cioè il prefetto ha scelto i mezzi, la manodopera, le ditte, a suo insindacabile giudizio e a quali prezzi? E chi controlla? Nessuno, tutto segreto. Ecco, noi pensiamo che il Parlamento abbia non solo il diritto, ma soprattutto il dovere di dare delle risposte a queste questioni che noi poniamo. Ma c'è anche un'altra vicenda che la dice lunga, cioè il ministro degli Interni all'improvviso e senza darne una spiegazione pubblica ha deciso che i parlamentari non potessero entrare in particolare nel campo di Manduria. Noi abbiamo diverse domande da fare, che sono soprattutto domande che nascono dal silenzio e dalla segretezza ingiustificata che il Ministero dell'Interno ha ritenuto di dover mettere su quel campo.